sei? Cosa ci fai sulla mia macchina? Scendi dalla mia macchina. Chi sei? Guido. No, guido io. Ho capito che ti chiami Guido, però guido io lo stesso. Cosa vuoi fare? Il car sharing. No, non mi interessa. Si condivide la macchina per risparmiare, un giorno la mia e un giorno la tua. No, non mi interessa. Ah, la tua no. Allora, ancora peggio. Va. Oddio. Voglio svegliarmi. Dove sono? Mi son perso. Dove sono? Dov'è il navigatore? Mi son perso. Scusi, per Via Verdi? Come non sei di queste parti? Allora che cazzo ci fai da ste parti? È possibile che ogni volta che uno chiede... Scusi, lei col cappellino rosso, per Via Verdi? Cosa c'è da ridere? Tutto da un'altra parte, ridi. Cos'è? Cigogna? Oh, mamma mia, vibra tutto. Che musica brutta, che cos'è sto schifo? Spegnete la musica. Mamma mia, non viene da qua, non viene dalla mia macchina, viene da quella vicino, guarda lì. Mamma mia, che brutti. Quanti chili di gel vi siete dati in testa? Quante lampade avete fatto? Eccoli là, classico esempio di fuga dei cervelli. Peccato che i corpi sono rimasti qui, però. Ma che musica è la vostra? Che musica è? È house. E allora se è house, suonate la casa vostra. Voglio svegliarmi. No, il parcheggio sotterraneo, no, lo odio. Odio, non trovo mai posto. Va via? Aspetta. Deve caricare. Deve caricare quella scarpiera. Sulla panda. Ma misurarla prima, no? Deve smontarla. Ma non la panda, la scarpiera. Oh, mamma mia, voglio uscire. Dov'è l'uscita? Scusi, lei col cappellino rosso, dov'è l'uscita? Tutto dall'altra parte, ride. Aspetta, c'è un posto libero. No, non vale, contromano non vale. Tutto schifoso, arrogante, col SUV, guarda lì. Famiglia di arroganti, mamma, papà, bambini, Labrador. Sembrano una di quelle famiglie che fanno colazione negli spot odiosi. Avete rubato il posto? Come dice, signora? No, va bene, cosa vuol pagare? Non era mica mio il posto, cosa c'entra? Poi non è che si risolve sempre tutto coi soldi. Come dice, non vuol darmi soldi, cosa vuol fare? Vuol lasciarmi i bambini e il cane. No, dove va? Aspetti, non so che farmene, aspetti, signora, torni indietro. Signora, sta tornando indietro. Ha cambiato idea, meno male. Come dice, signora? Vuole indietro solo il Labrador? Bambini, non piangete. Tanto dei genitori così è meglio perderli che trovarli. State calmi. Vedete, siamo in mezzo al mare su questa bella barca. Che bella. Anch'io sono bambino, che strano. Siamo in mezzo al mare su questa bella barca. C'è un capitano che si occupa di noi. Quel signore con la barba si occupa di noi. Anche della nostra merenda si occupa. Cosa dice il capitano? Ci sono solo due tipi di nodi, quelli fatti bene e quelli fatti male. Allora noi facciamo un nodo per il capitano fatto benissimo, un nodo scorsoio. Sì, perché se lo merita, sono anni che invece di darci del pesce fresco ci dà quella schifezza di merenda fritta. Uomo in mare, uomo in mare! Capitano, ci penso io, c'è un uomo in mare, vede quello col cappellino rosso, sta affogando. Aspetti, come cappellino rosso? È lui, lo riconosco. È lui, come dice? Non sento, parli più forte. Come dice? Dov'è il bagnino? È tutto da un'altra parte! Basta, voglio svegliarmi, basta. Ancora, Guido, prima in macchina, adesso nel letto. Cosa vuoi? Cosa vuoi fare? Il wife sharing. No, non l'ho mai sentito. Si condivide la moglie per risparmiare, un giorno la mia e un giorno la tua. No, non mi interessa. Ah, la tua no? Ah, perché? Sei vedovo? Sei gay? A parte che conosco un sacco di gay che la moglie ce l'hanno lo stesso. Devo andarmene via, devo trovare le mie scarpe, dove sono? Devo scappare lontano, non riesco a trovare le scarpe, ho le scarpe piene di gomma, piene di schiuma, mi fanno male, mi stringono, mi fanno male i piedi, fanno i quali i polpacci, ahia, i crampi, ma questi sono crampi, i crampi, ah! Che strano quando sogni di volerti svegliare. Chissà cosa vorrà dire. Ammesso che voglia dire qualcosa. Il significato dei sogni. Il più delle volte sfugge. E non c'è specialista in grado di spiegare quello che soltanto tu puoi capire dei tuoi sogni. Ma il problema è appunto capire. Adesso, per esempio, mi piacerebbe tanto sapere
Ho appena finito di sognare e sono sveglio? Ho appena sognato di svegliarmi, ma sto ancora dormendo. Cosa le piacerebbe sapere esattamente? Si è spaventato. No, cioè sì, un po'. Allora, qual era la domanda? La domanda? Oh, no, ma non era una domanda. Non era una domanda urgente? No, non era urgente, poi io mi faccio sempre un sacco di domande. E non c'è una domanda più urgente delle altre? Sì, sì, se per questo ce n'è più d'una di domande urgenti. Ma a proposito di domande, scusi, lei... Io? Lei chi... che cosa... insomma, da dove... Chi, che cosa o da dove? Tutte e tre. Davvero non ha capito chi sono? No. Ha mai sentito parlare di angeli custodi? Sì. E cosa ne pensa? Niente. Non ho un'opinione in merito. No? No. Capisco che sembra strano, ma... Perché sembra strano? Perché c'è gente che pretende di avere opinioni su tutto. E quindi? E quindi io non ho elaborato un pensiero autonomo sugli angeli custodi, però se serve le posso dire che la loro esistenza mi sembra un'ipotesi intrigante. Intrigante? Ha ragione, me ne son pentito appena l'ho usato. Intrigante è un aggettivo orribile, tra l'altro abusato. Lei fa abuso di aggettivi. Sì, però sto cercando di smettere. E come intende disintossicarsi? Meno aggettivi, più sostantivi. Ah, una dieta. Una specie di dieta, sì, vorrei essere più asciutto. Ma sbaglio o lei fa solo domande? Lei crede? Sì, nella nostra conversazione finora lei non ha fatto altro che domande. Ne è convinto? Sì. Convinto? Lo vede? Guardi che rispondere a una domanda con un'altra domanda è un vecchio trucco che conosciamo a memoria. E da chi l'avete imparato? Ma da nessuno. Come da nessuno? Oh, la smetta. Davvero vuole che la smetta? Per favore, basta, la prego, piuttosto mi dica se è possibile. Lei chi è? Ma soprattutto, dove ci troviamo? E se ci fossimo già trovati? In che senso? Anche lei però con le domande, eh? Quelle sono per lei... Questo però non è un sogno come gli altri. Dottore, ho sognato che non riuscivo a infilarmi le scarpe. Poi arrivava un angelo custode e il senso di inadeguatezza provocato da un rapporto irrisolto con la figura paterna. L'angelo come supplente affettivo del Dio Padre. Ma che supplente affettivo? A parte che non c'è stata figura più presente di mio padre, poi che cosa c'entrano le scarpe? La psicanalisi. Allora molto meglio la cabala, almeno ti dà una chance. Signora, ho sognato che non riuscivo a infilarmi le scarpe. Poi arrivava un angelo custode con le ali o senza? Perché? Con le ali 81, senza le ali 64. E le scarpe? 45, anche se porto il 44. A me questa storia di associare i sogni ai numeri non mi ha mai convinto. Quando poi c'è di mezzo l'apparizione di qualche parente defunto, un disastro. L'interpretazione. La zia com'era? Vestita di bianco? Era di spalle, mangiava una mela, piangeva, era a cavallo. Ma che a cavallo? Mia zia non andava neanche in bicicletta. Perfetto! Zia vestita di bianco che mangia una mela, 86. Io l'ho detto all'altra zia, quella ancora viva. Infatti lei ha fatto gli scongiuri. No, dico, zia... Tra 100 anni dovesse mai capitarti di apparirmi in sogno, per favore, vieni vestita normale, già mangiata, e mi dici con chiarezza, Gioele, 16, 22, 83, sulla ruota di Cagliari, scandendo bene, perché io non è che posso impazzire a questa maniera. Sì, però, questo non è un sogno come gli altri. Incredibile come sono comode queste scarpe. Mai calzato scarpe più perfette. Questo sarebbe il sogno dei sogni, avere tutto su misura. Il sogno dei sogni. Che tutti i manichini di tutte le vetrine, di tutti i negozi del mondo fossero l'esatta riproduzione della tua corporatura. Per cui se tu vedi quella bella giacca in vetrina che ti piace tanto, neanche la provi. Entri, paghi e te ne vai. Invece no.
quella giacca che ti piace tanto sta bene soltanto a lui. Il bastardo del manichino. Spalle larghe, fianchi stretti, gli scivola addosso quel bastardo del manichino. Ma sulla corporatura di chi l'han fatto? Possibile che addosso a te quella giacca che ti piace tanto ti fa sembrare elegante come l'orso yogi? Pure ci caschi tutte le volte perché la guardi quella giacca, dici però mi darebbe quel tono, vedi? Poi ho perso un po' di chili, dai, ho cambiato corporatura, per la miseria. Ci caschi tutte le volte con tutti e due i piedi. Buonasera, potrei provare quella giacca che è in vetrina. Cosa porta? Una 50? Già lo adori. E vai, c'ho la 54 di solito, vedi che si è accorto. Invece poi scopri che vuole sbolognarti l'ultima 50 rimasta. Mi è rimasta solo una 50, sono andate letteralmente a ruba queste giacche. Sono un capo molto valido, per l'uso di questo aggettivo ti incendierei il negozio. Comunque, andiamo avanti. Guardi, è piccola, è una 50. Sì, ma la provi, guarda, è una 50. Insisto, la provi, perché tenga conto che i nostri capi vestono molto. Cioè, secondo me è una cosa o veste o non veste, vedi, è piccola. 50, mi sta striminzita. Sì, sì, ma tenga conto che questo è un tessuto che portandolo cede. Secondo me non cede un cazzo, scusi, abbia pazienza. Sono io che dovrei cedere almeno una libra di carne come al mercante di Venezia. Ti guardi allo specchio, eccolo là, l'orso yogi con addosso la giacca di Bubu. Abbia pazienza, mi sta male, è striminzita, ma il modello che è fatto così è questo tipo di giacca nuova, un po' corta, un po' sciancrata, un po' decostruita, un po' poco giacca, diciamo. Infatti il problema è che c'è poca giacca. Per me ce ne vorrebbe di più. Sì, ma guardi, le faccio vedere quanta stoffa abbiamo dentro. Vedi, la apriamo di qui, spostiamo le spalle, i bottoni, facciamo uno spacco, un raglano, a questo punto facciamo un modello nuovo. Vuole provare un modello nuovo? No, voglio andare a casa. Solo che ormai ti tocca provare un altro modello per compiacerlo, un modello assurdo, color panna acida, con un collo di pelo, delle borchie insensate. Eccola là, l'orso yogi, appena uscito dal letargo, pronto ad andare al gay pride. Abbia pazienza, mi sta ridicola, le sa che è una favola. No, guardi, una favola in cui muoiono tutti, abbia pazienza. Io mi sento a disagio. No, ma è così, è bellissimo. No, abbia pazienza, è striminzito, non riesco a portarci sotto niente, ma è così che va portata. Anche d'inverno una t-shirt e basta, no? Ci vai tu con una t-shirt e basta d'inverno, a me viene una congestione. Ci vai tu e quel deficiente del manichino, anzi il manichino lo mandiamo a fare il crash test. Bene. È a suo agio? Sì. È per me? Sì. Posso provarla? No. Per ora no. Lei non ha ancora capito dove si trova. No. Lei è arrivato qui attraverso un sogno. E sto ancora sognando? No. Ora non sta sognando. Non più. Lei ora è qui di passaggio. È in transito. E qual è la mia destinazione? Questo non posso dirglielo. Perché? Perché non lo so. Non dipende da me. E da chi dipende? Da lei. Da quanto c'è da sistemare del suo passato. Dalla qualità delle sue azioni. Cioè lei mi sta dicendo che io qui verrò giudicato? Sì, sì, sì. È tutto segnato. I pensieri, le azioni, le intenzioni. Anche le intenzioni? Sì. Alle intenzioni non si fa un vero e proprio processo, però hanno un certo peso. Cioè, a dire, se io ho avuto la... diciamo, se un mio amico ha avuto la cattiva intenzione di far del male a qualcuno perché se lo meritava quel bastardo, ma poi non gliel'ha fatto perché quello se l'è fatto da solo e ben gli sta. Ecco, ma quella cattiva intenzione di partenza, seppur non realizzata, ha un certo peso. Devo dirlo al mio amico. Ecco, sì, però se uno invece ha avuto una buona intenzione... Chi? Il suo amico? No, io.
Ci ho avuto la buona intenzione di far del bene, a tal punto che la persona mi ha persino ringraziato in anticipo. Grazie per tutto quello che farai per me. Poi purtroppo, per vari motivi, mancanza di liquidità, imprevisti, non sono riuscito a realizzare, ma quella buona intenzione, al pari di quella cattiva, sebbene non realizzata, non ha lo stesso peso, lo intuisco dalla sua espressione, chissà perché. Senta, io capisco che è tardi, però allora mi piacerebbe capire che cosa avrà veramente peso in questo giudizio. Quello che posso dirle con certezza è che l'unica cosa che non ha molto peso qui sono le parole dette. E allora sono rovinato. Sì, però attenzione, le parole non sono tutte uguali, è vero. La maggior parte sono vane e inutili, però ci sono parole che sono medicine, conta chi le dice, come le dice. Non si preoccupi, anche questo avrà un peso. Speriamo. Senta, ma questo giudizio al quale io mi devo sottoporre è per via della mia situazione, vero? Che è già molto compromessa. Esattamente come quella di chiunque altro. Tutti sono tenuti a passare di qui. Tutti? Tutti. Nessuno va direttamente... Ah, quindi io qui me la posso ancora giocare? Certo. Perché nessuno va direttamente... Molto bene, ma invece giù si va direttamente... No, nel senso che se questo giudizio non andasse a buon fine per me, io vado invece di andare... Perché giù c'è, no, l'inferno, com'è? È terribile, immagino. Lei come se lo immagina? Eh no, non faccia questo gioco delle domande, ci sono io che lo chiedo. Avrà qualche informazione? L'inferno... Com'è la... Mi scusi, lei non me lo dice perché non può? O perché non lo sa? Certo, anche io. Chiedere dell'inferno a un angelo, dai. Come me lo immagino l'inferno? Beh, non certo l'immagine classica, fuoco, fiamme, gironi, letterariamente efficace, però dai, che senso avrebbe raddoppiare un inferno già presente sulla Terra? Basta che vai una domenica pomeriggio d'estate in un acquafan, fra urla, sudore, folla, sostituisci all'acqua, lava incandescente. Ecco l'inferno. No, secondo me bisogna lavorare su un immaginario un po' più sofisticato. Potrebbe essere, per esempio, che ognuno abbia un suo inferno dedicato, personalizzato su ciò che lo fa più soffrire. Una condizione di disagio e di infelicità che coinvolga i sensi nei quali uno è più vulnerabile. Io me lo immagino l'inferno per me sensoriale. Sarebbe, per me l'inferno sarebbe notte umida d'estate, in cui non riesci a prendere sonno, e ti giri e ti rigiri nel letto appiccicoso cercando una porzione di lenzuolo o di cuscino appena un po' più fresca senza trovarla. In aggiunta, intestino in disordine, ovvero qualcosa di troppo gassato, di troppo pepato, di troppo acido, tutte e tre le cose insieme, che ti fluttua all'interno senza sosta. Insomma, una condizione di disagio fisico diffuso, non insopportabile, ma un'attacca sotto l'insopportabile, ovvero sopportabile solo a patto che finisca presto o tardi, e invece non finisce né presto né tardi. E su questa base, già ai limiti della tollerabilità, ecco innestarsi la punizione vera. Qualcosa che attacca il tuo senso più fragile. Per me sarebbe l'udito, quanto godo e soffro da sempre con l'udito. E allora io immagino che mentre sono lì in questa situazione di perpetua smania, senza soluzione di continuità, ecco che in aggiunta, dalla finestra aperta di una qualunque casa di vacanze sul mare proviene un rumore. Mare, vento, traffico, moto, clacson, un antifurto che parte e non smette più, musica proveniente da più locali all'aperto sul litorale, ritmi che si mischiano, dance e liscio, urletti femminili irritanti da entusiasmo forzato, vociare di gente con tasso alcolico in aumento che festeggia senza motivo, cori maschili gutturali ai limiti dell'intelligenza. E questo non per mezz'ora, non per un'ora, ma per giorni, settimane, mesi, anni, per sempre, l'inferno, l'inferno! Che cos'è? Che cos'è? Lo conosco. Che cos'è? Mi appartiene, che cos'è? No.
L'inferno non può essere per sempre. Non sarebbe giusto, e Dio è giusto. Molti preferiscono pensare che Dio sia buono, soprattutto con loro, che li soccorra nel momento del bisogno. È tipico questo. 4 persone in macchina, grave incidente, muoiono in 3, l'unico superstite non fa che dire per il resto della sua vita: il Signore mi ha salvato, mi ha protetto, mi ha messo una mano sul capo. Eh no, c'è qualcosa che non torna. Cosa diciamo ai parenti degli altri 3 defunti? Questo sarebbe un Dio buono solo con qualcuno, mentre Dio è giusto, è equo e pretende equità. Ce la insegna la sua legge, la legge dell'equità. Occhio per occhio, dente per dente. Questa è la sua legge. A ogni azione una reazione corrispondente. Se tu mi cavi un occhio, io Massimo cavo un occhio a te. Non è che se tu mi cavi un occhio io ti stermino tutta la famiglia. Stessa cosa vale per l'inferno. Quanto può aver peccato un uomo per meritarsi una pena all'infinito? L'infinito, l'eternità, è un'unità di misura di Dio, non nostra. Noi abbiamo una vita che comincia e finisce. Io sono con il rabbino Mankiewicz. Il rabbino Mankiewicz, discutendo a lungo coi suoi colleghi sulla possibilità che esista l'inferno e quanto eventualmente potrebbe durare, si lascia andare a una previsione che diventa una vera e propria teoria che io sposo con entusiasmo. Dice il rabbino Mankiewicz: l'inferno, se c'è, dura massimo 12 anni. Mi garba parecchio. Se 12 anni si può fare. Peccato che il rabbino non spieghi il motivo di questi conti, ma io, mettendo insieme un po' di nozioni di logica, di matematica, ho fatto 4 calcoli e sono arrivato alla soluzione. Quanto puoi aver peccato nella tua vita, male che ti vada? Allora, togli un terzo della vita, se non di più, che dormi. Togli quando sei malato, più i periodi di convalescenza anche lunghi. Togli quando sei bambino che non capisci. Togli quando sei vecchio che sei rincoglionito. Fra viaggi, spostamenti, al netto, quanto puoi aver peccato? Massimo 12 anni. Grande rabbino Mankiewicz. Sarebbe da dedicargli un fan club, una pagina Facebook. Peccato che il rabbino Mankiewicz sia mancato nell'anno 1012. E dunque, secondo i suoi calcoli, Massimo nell'anno 1024 entrava trionfalmente in paradiso. Pensa se ora andassi all'inferno e lo trovassi lì. Rabbino Mankiewicz, ma che è successo? Cazzo, ho sbagliato. Perché questa è la verità. Brancoliamo nel buio, facciamo ipotesi, calcoli, ma non sta nulla in piedi. Ma a ripensarci, ma che follia è 12 anni? Ma allora per certi massacratori, torturatori nazisti tipo Mengele sarebbe comunque troppo poco. E allora per uno come me, io devo dire che mi sentirei autorizzato a farci proprio giusto una scappata, senza neanche entrare. Salve, come va? Tutto bene? No, no, grazie, non entro, no, no. Tutto a posto? No, no, sento folate di aria calda. Secondo me dovete sistemare un po' la reazione. Grazie, no, no, no. Ho la macchina in doppia fila. Grazie, non prendo niente. Come avessi accettato. Che cosa mette un attore nella sua valigia? Una foto della sua famiglia? Cosa fa? Mi fa un'intervista? Una specie. Una foto della sua famiglia? Ma scusi, cosa dovrebbe servire mettere una foto della famiglia? A sentirsela vicina, immagino. No, 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 per carità. Per gli attori la famiglia è un disastro. E avere con sé una foto in cui la famiglia è ancora tutta unita ti mette una gran malinconia. Allora, niente foto della famiglia. Per carità. Poi, una maschera? Una maschera è un bel oggetto, antico, simbolico, però poco utile. Io la sostituirei con un oggetto più contemporaneo, un paio di occhiali scuri. Tanto lo scopo è lo stesso, vincere la paura di affrontare la platea gremita. Affrontare la platea gremita? Sì. Chi ve lo fa fare? Bella domanda. Chi ce lo fa fare? Nessuno. Non glielo fa fare nessuno. Ma cosa fa? Lo scrive? Sì. Perché se non ve lo fa fare nessuno vuol dire che è una libera scelta. E la libera scelta ha un suo peso.
Ah, vedi, comincio a capire. Poi? Bene, sì, dica. Un asciugamano? Molto utile, portiamolo l'asciugamano per tergere il sudore, sì. Perché questo è un vero mistero, stai fermo su un palco a dire parole e sudi più di quando fai la maratona di New York. Ha fatto la maratona di New York? Sì, più volte, tra l'altro con risultati eccellenti. Infatti di recente mi hanno mandato una... scusi, è uno dei riflessi condizionati, dire qualche bugia ogni tanto. Lei dice bugie? Sì, però vedi, questa non è una domanda da fare a uno che dice bugie, perché se lei a un bugiardo chiede dici bugie, è ovvio che quello, essendo un bugiardo, per definizione la risposta nel senso non so se rendo, guardi, scriva non ha fatto la maratona di New York. Ah no, tanto era solo una mia curiosità personale. Ah sì? Sì, perché vista dall'alto è sorprendente. Che cosa? La maratona di New York. Tutte quelle persone che corrono e viene da chiedersi chi glielo fa fare? Nessuno, è una libera scelta. E la libera scelta ha un suo peso, vedi. Avevo sempre sottovalutato il jogging, invece. Poi, un ombrello? Un ombrello non mi sembra un oggetto specialmente d'attore, forse più il cappello, la sciarpa, per fare un po' di scena più che altro, sa, gli spifferi d'inverno in teatro. Maestro, venga, grazie. Giovane attore, inesperto, terrorizzato all'idea di partire con una compagnia di attori veri. Ricordo che prima della partenza andai a trovare mia nonna, l'unica in famiglia che mi sosteneva, lei pazza per il teatro, per il musical, gli americani. La sua passione era Sammy Davis Jr., cantante, attore, ballerino nero con l'occhio di vetro, Mr. Bojangles. Ricordo che mi disse, vedrai che si accorgeranno di quanto sei bello e bravo. Io dissi, no, ma essere belli non è un merito, non è vero, perché i brutti sono stupidi. Che razza di teoria è? Sì, poi si accorgeranno anche di quanto sei bravo, ma dopo, molto dopo. No, tu non hai capito, io ho paura che si accorgano di quanto non sono bravo, ma subito, molto subito. Ricordo che pioveva a dirotto e lei insistette per darmi un suo ombrello. Sì, ma nonna, ma ti pare che parto con l'ombrello in tournée? E lei insisteva, prendilo tesoro mio, ti porterà fortuna. Insomma, fui costretto a partire con questo ombrellino rosa, ridicolo, che dimenticai nella hall del primo albergo della tournée, confesso, volontariamente. Sì, perché da giovani sia stupidi, sia insensibili. Io ora ripensare a quell'oggetto, non tanto l'oggetto, ma per il gesto. In un magone, non so che... Poi? E poi devo essermi pentito anche allora, perché ricordo andai all'ufficio oggetti smarriti. Poi, un curriculum? Ah, un curriculum, mettiamolo, sì, un curriculum. Ma in negativo, perché le carriere si costruiscono anche sulle occasioni mancate, sia involontariamente che volontariamente, e vanno segnalate. E allora io scriverei, dall'81 all'86 non l'hanno voluto i seguenti registi. Nel 94 ha rifiutato la porcheria, anche se gli davano un sacco di soldi. Ma lei lo sa in quanti film importanti? Io per anni avrei potuto pretendere che nei titoli di testa a caratteri cubitali ci fosse scritto E senza la partecipazione straordinaria. Poi? Perché ha deciso di fare l'attore? È una sua curiosità personale? No. Ho deciso di fare l'attore per trasmettere e regalare emozioni. Non scriva questa cazzata per... Oh, mi scusi. È il riflesso condizionato a dire qualche parolaccia ogni tanto, mi scusi. Sai, il comico che urge, la parolaccia è una scorciatoia. Funziona sempre. Se io adesso per dire le butto lì un culo. Molto strano. Culo funziona sempre. Con culo si porta sempre a casa qualcosa, nel senso buono. Culetto? Molto anomalo. Culetto ridono anche i bambini. Non mi dica che lei è insensibile alla storia del culetto inseguito dal culone, perché non ci credo. È irresistibile.
Non so se lei sa che i culetti vengono inseguiti spesso dai culoni e nel caso in cui i culoni raggiungano i culetti, per i culetti non è un bel momento. E allora questo culetto, consapevole del triste destino al quale può andare incontro, sfugge, ma benché sia giovane, atletico, perde terreno e la paura che lo paralizza e sente il culone dietro ansimante che guadagna terreno e scappa il culetto in questa zona pianeggiante dove non c'è un posto dove nascondersi. Finalmente, come per magia, compare un piccolo cespuglio, il culetto scappa, in pochi secondi sparisce allo sguardo del culone, prega il mago Merlino, mago Merlino, ho tanta paura, ti prego, perché noto che i culetti di difficoltà pregano il mago Merlino, un mago scalcinato, di seconda categoria, sempre ubriaco, il quale però in qualche modo risolve sempre e abracadastra, capadrabarà, lo trasforma in un uccellino sul ramo. Arriva il culone, lo vede e gli fa: e tu chi sei? Sei un uccellino, canta un po'. Lo vede che l'ho fatta ridere. Dove eravamo rimasti? Ho deciso di fare l'attore per trasmettere e regalare emozioni. Ecco, mi permetta di spezzare una lancia in favore degli attori, me compreso, che utilizzano questa frase così stupida, banale, sulle emozioni. Però vede, non è la risposta che è idiota, ma la domanda. Perché non si capisce perché si debba chiedere di continuo agli attori, ossessivamente, perché hai deciso di fare l'attore? Mentre, che so, a un medico non si chiede mai perché hai deciso di fare il medico. Mentre, peraltro, ci sono un sacco di medici ai quali bisognerebbe chiedere di continuo perché hai deciso di fare il medico. E che scrivo? Scriva quello che vuole. Per trasmettere e regalare emozioni. Ma dai, non mi dica che le piacciono gli attori. Beh, in fondo mi fa piacere pensare che anche dopo avremo un pubblico. Come? Niente. Ultima domanda. Pronti. Che cosa avrebbe voluto essere se non fosse stato un attore? Mi scusi, ma questa non è una domanda da fare a un attore. Perché un attore che si rispetti non vorrebbe essere altro che un attore. Al massimo vorrebbe essere un altro attore, più famoso, ma questo non lo scriva. E che scrivo? Scriva no comment. Non si può. Vabbè, allora se deve scrivere qualcosa, scriva, non lo so, non ho idea, non ci ho mai pensato. Avrei voluto essere... Leonardo. DiCaprio. Ah no, Da Vinci, scusi, se uno può scegliere, il genio dei geni, uno straordinario personaggio che ci ha lasciato di tutto, il codice, progetti futuribili, la mongolfiera, il paracadute. Vede che lo sa anche lei, e poi artista straordinario a tutto tondo, scultore, pittore, l'ultima cena, la Gioconda, dai, cosa mi rappresenta DiCaprio? 40 milioni di dollari a film, su, scriva. DiCaprio! Già fatto! Perché già fatto? Perché dite tutti bugie. Bene, per ora abbiamo finito. No, scusi. Posso sapere a che cosa serve? Serve a fare il punto, per poi prenderne le distanze. E poi bisogna farlo e basta. Fare il punto e poi prendere le distanze. Perché ho dato quella risposta su DiCaprio? Mi sono rovinato. Sento che avrà un peso. Io voglio sempre fare lo spiritoso anche nei momenti meno adatti. Oltretutto, se c'è una cosa che non è vera, è proprio questa. Perché io, in verità, per qualche tempo da giovane ho combattuto questa battaglia. Sì, perché anch'io, lo confesso, un po' per invidia, un po' per inadeguatezza, desideravo essere qualcos'altro, qualcun altro, e allora è vero, però poi ho fatto pace con me stesso, è arrivato il momento in cui ho accettato quello che ero, nel bene e nel male, e da lì è partita un'altra vita. Sì, ho cominciato ad apprezzare tutto quello che avevo, anche il luogo dove stavo, perché anche quella è un'altra di quelle cose che ti mordono dentro, questa insicurezza, questo bisogno di essere sempre altrove. Allora io ho avuto il periodo dei Caraibi e poi tropici e poi la casa a picco sul mare e poi il casale nel Chianti e poi il loft a Londra, poi alla fine ho deciso, ma io sono nato a Milano,
Abito a Milano, mi tengo il mio appartamento, chi se ne frega, ho le radici nell'asfalto e mi sta bene così. Perché devo andare in giro per il mondo ad essere infelice chissà dove? Meglio essere infelice a casa propria. E allora da quel momento è cambiato, ho cominciato ad apprezzare, mi piace tutto della mia città, mi piace il rumore, la confusione, il traffico, l'inquinamento, le polveri sottili, le adoro. Ti entrano dentro impalpabili, eteree, ti fottono i polmoni, neanche te ne accorgi. È grande civiltà. Invece sono circondato da gente insoddisfatta. E la cosa che mi fa più rabbia, i cittadini pentiti, quelli che non si danno pace, quelli che dicono, no, ma vuoi mettere, che vita, che stress, ma ti rendi conto, basta, io voglio cambiare, bisogna cambiare, ma tu lo capisci, ma vuoi mettere la campagna? No, e non la voglio mettere. Ho grande rispetto per chi ci vive in campagna, perché ci è nato, ma io che ci vado a fare in campagna? Invece questi insistono, tanto che dopo un po' spariscono dalla circolazione e tu dici, beh, meno male, si sono tolti dalle palle e forse hanno realizzato il loro sogno. Poi li rincontri magari sul corso la domenica, ogni tanto li vedi con la faccia vissuta, non vedono l'ora che tu ti avvicini, e tu ti avvicini perché in fondo sei buono, gli dai questa soddisfazione, gli fai, un po' che non ti vedo, sei accorto, ce l'ho fatta, ho cambiato vita, sai che ci tenevo, sì, lo so, ce l'ho fatta, mi fa piacere per te, ho cambiato vita, sai dove sono andato a vivere? No, dove sei andato a vivere? In Val Fraschione. Dove cazzo è sta Val Fraschione? Non l'ho mai sentita nominare, ah, Val Fraschione, ma vuoi scherzare, un posto bellissimo. 40 minuti dal centro, perché questo è il mito, conservare il cordone ombelicale col traffico che c'è oggi. 40 minuti dal centro, ma non c'è più nessun posto a 40 minuti dal centro, a parte il centro. 40 minuti dal centro quando? Di notte, la notte di Ferragosto, col vento a favore. Ma no, ma vuoi scherzare? Un posto bellissimo, ma perché non mi vieni a trovare? Ma neanche per sogno. Che l'ho già fatta quell'esperienza lì. Il problema sarebbe trovarti, che tu programmi il navigatore Val Fraschione, vedi che quello si disorienta, che non è un bel segnale per un navigatore. Comincia a parlare un po' maschio, un po' femmina, si dissocia, poi il puntino lo comincia a far vagare nel vuoto, non c'è più nessun segno geografico, orografico, gira nell'iperspazio. Il puntino gira e anche tu giri, in mezzo alla campagna, un quarto d'ora, mezz'ora, giri. A un certo punto si gira il navigatore verso i piedi e dice, scusa, ma dove cazzo mi stai portando? E finalmente lo vedi il tuo amico là che ti fa i segni, ti fa segnali nella tundra. E fai anche fatica a riconoscerlo, perché non si sa perché l'essersi trasferito in campagna lo autorizza a indossare capi di abbigliamento spaiati e inguardabili, pantaloni in acetato, felpa fucsia, dalla quale sbuca un t-shirt con scritto Proloco Val Fraschio. E ti investe di parole, di entusiasmo. Ah, sapessi, amico mio, come sto bene, come sono felice. Ma tu lo vedi lontano un miglio che è un uomo disperato. La sua postura è da l'infelicità fatta persona. E cerca di mostrarti quanto sta bene. Ah, sapessi come mi rilasso. Poi ti investe di parole, perché è logico, sono 3 mesi che non vede una persona viva. E ti dice, ah, sapessi come mi rilasso io qui, la parola chiave è rilasso, io mi rilasso qui, perché sai, io qui mi faccio tutto, mi faccio il pane, mi faccio il vino, mi faccio l'olio, faccio l'orto, faccio la legna, secondo me ti fai un mazzo. Io ho il riscaldamento centralizzato, la spesa me la portano a casa, secondo me mi rilasso più. E ti fa, ma vuoi scherzare, ma te lo dimostro subito. Parte il rito al quale non ti puoi sottrarre nemmeno pagando, lo sapevi già partendo da casa. Bicchiere sul tavolo, bottiglione dal quale versa un liquido torbido. Ti guarda con occhio complice. Ti fa, assaggia. L'ho fatto io. Vino fatto con l'uva, e beh, cazzo, lo credo.
Sì, ma senza additivi. Annusi. E pensi, avessi messo un po' di additivi, avrebbe un vago odore di vino al quale siamo normalmente abituati noi. E lui ti fa, allora? Assaggi, tu dici, no, guarda, adesso magari così a digiuno, vuoi un po' del mio pane? È della settimana scorsa, sai, ma duro e più buono, raffermo, sai. Va bene ai denti, no, guarda, lascialo fermo, dov'è che... Va bene così, vuoi un po' del mio formaggio di fossa? Non voglio vedere neanche la fossa in cui l'hai seppellito. E allora, niente, ti prepari a questa invasione di acidità. Un'acidità con la quale infetterai anche la tua famiglia. Al rientro ti chiuderanno in una cabina armadio per settimane, nel terrore che tu, anche solo con uno sbadiglio, gli strini le sopracciglia. Assaggi un goccio. E lui ti fa, com'è? E tu dici, cos'è più che altro? Cos'è, rosso, bianco? E lui ti fa, rosé. Vabbè, il colore l'hai deciso dopo, secondo me, però, perché io non ho mai visto niente del genere. E poi ti porta in giro, intorno, vuol farti vedere lo spazio, tutto lo spazio, la parola chiave, altra parola chiave, lo spazio. E dice, ah, ti ricordi come soffrivo in città? Guarda qui, 5.000 metri di prato. Ma che cazzo te ne fa? Di 5.000 metri di prato. E lui ti fa, ma non è per me, è per il cane. Ah, perché adesso hai anche un cane. Ma non li odiavi i cani? E capisci che lui di cani non si intende per niente, perché chi ha un cane lo sa che al cane dello spazio non interessa niente. Al cane interessa solo, unicamente, di stare vicino, attaccato al suo padrone. Al cane dei 5.000 metri di prato interessa solo il metro quadrato davanti alla porta, perché rompe i coglioni che vuole entrare. E quello è il momento nel quale pensi, io devo andarmene, ma quello dice, no, amico mio, ma come, sei appena arrivato, ma io ti ho preparato la stanza, 10 stanze nel granaio, ho 10 doppie, non viene mai nessuno. Dico, guarda, no, ma no, abbia pazienza, almeno domattina ti porto in giro, perché sai, lo capisci, ti vuole coinvolgere, è troppo disperato nella sua solitudine, e ci prova, dice, amico mio, domani ti porto in giro perché qua intorno è pieno, fai come me, ti aiuto io a trovarlo, fai come me, ti prendi un bel casale abbandonato. Allora, intanto, se l'hanno abbandonato, un motivo ci sarà. E poi quanto mi costa questo cambio di vita? Quanto è costato a te questo cambio di vita? Allora quando gli chiedi, lui fa, boh, dimmi, quanto ti ho... fai un mutuo trentennale, alla faccia. Sì, e poi fai due conti, fai il tag, il town, l'Euribor. Non sta lì a far tanti conti, te lo dico io quanto mi costa. Il doppio di quello che avevo preventivato. Quello che è successo a te, uguale. In più bisogna metterci soldi per ristrutturarlo. Quanto mi viene a costare alla fine questo cambio di vita? Lui... coi tuoi 300.000 euro, coi miei 300.000 euro. Ma tu lo sai, coi miei 300.000 euro, quanti weekend mi faccio nei casali ristrutturati dagli altri? E te ne vai con la sensazione di aver fatto comunque una buona azione, perché omettere a volte è un gesto di bontà. Io ometto sempre, non dico la verità fino in fondo. So che forse sarebbe un bene per lui, ma me ne vado senza dirgli ciò che lo aspetta, anche se poi mi pento mentre guido verso casa. Dico, in fondo è un amico, gli dovevo dire, lo dovevo mettere in guardia, le avrei dovuto dire, guarda che io lo so come andrà a finire, che tu fra 30 anni, ammesso che abbia finito di pagare il mutuo, ti ritroverai a pezzi, sarai un uomo distrutto, avrai un sacco di problemi, avrai i reumatismi per l'umidità, il tunnel carpale doppio a forza di fare l'orto, il fegato a pezzi a forza di berti quel vinaccio di merda che ti fai da solo, sarai un uomo distrutto e dovrai tornare in città per motivi di salute, perché in città ci sono gli ospedali, ci sono i medici. Allora dovrai mettere in vendita il casale, te lo valuteranno la metà, cioè un quarto, visto che tu l'hai pagato il doppio.
e col ricavato comprerai a malapena un bilocale in periferia, neanche abbandonato, ma libero al rogito. E mentre sarai lì davanti al notaio a rogitare, ti cadrà l'occhio sulla data di nascita del venditore, che ha la tua stessa età, ma sembra tuo figlio. E allora ti verrà istintivo di chiedergli scusi, abbia pazienza, ma lei come ha fatto a conservarsi così in forma, stando in città? E quello ti dirà, guardi, è molto semplice, fino a 30 anni fa facevo una vita d'inferno, poi un giorno mi son detto, ma io che ci faccio in questo casale in Val Fraschio? E l'ho abbandonato! Che cos'è? Lo conosco. Che cos'è? Sento che mi appartiene. Che cos'è? No. Non riesco a capire. Tenga. Fatto. Basta sapere dove cercare. Si metta lì. Un po' più a destra. Mezzo passo indietro. Ecco lì. Che cosa devo fare adesso? Niente. Si lascia andare all'indietro. Ma no, si lascia andare all'indietro con la mente, non con il corpo. Ah, meno male, che sai, io con la schiena non... Indietro con la mente, dice, ma... Non capisco, che cosa dovrebbe succedere? Chiuda gli occhi e sentirà. Sei contenta, amore? No. Ma questa è quella volta che ho portato mia figlia al mare. Appena arrivati scende dalla macchina, comincia a correre pazza di gioia e poi mi fa, papi, non vedo l'ora di non andare via. E io penso in quel momento che quella frase è la prova che i bambini sono totalmente immuni dalla paura del tempo che passa. Cioè no, in realtà io in quel momento non penso niente, è logico, in quel momento io mi faccio solo una sana risata perché non vedo l'ora di non andare via, è geniale. Però quello che mi sconvolge ora è la precisione con la quale mi è tornato alla mente questo ricordo. Eppure sono passati almeno 25 anni. Si vede che è andato un po' troppo indietro. Ah, dice, allora forse devo andare, dice un po' ma meno... Ma le ho detto che non deve andare indietro con la schiena, solo con i ricordi. Ragione, scusi, è che lei ha detto indietro, ma se lei intende un passato più recente, ecco... Il problema è che io non ho nulla da ricordare di interessante. Questi ultimi anni, le garantisco, sono assolutamente da dimenticare. Provi lo stesso. Ma no, mica tutte le mattine. Ma scusi, ma questo è un brandello di conversazione che ho avuto due mattine fa sul pianerottolo di casa col vicino, ma è una conversazione senza importanza. Però sono veramente... sconvolto, è incredibile. Come fate? Che cos'è? Una memoria esterna? Tipo on the cloud? Una specie. Allora, cosa vi siete detti col vicino di casa? Niente. Guardi, io lo conosco appena. È un tizio che si è trasferito nel nostro condominio da 2 o 3 mesi. A me sta sinceramente sulle scatole. Mentre lui ha una gran passione per me. È un tizio, deve essere, sa, di quei fanatici della salute. Va sempre a correre, fa delle spese strane, cose biologiche. Deve essere un fanatico, sa, di quelli. Niente zuccheri, niente grassi, niente alcol, niente fumo, niente di niente. Quelli che fanno una vita di inferno, vivono da malati per crepare da sangue. E niente, allora lo incontro sulle scale, io è un periodo che soffro di insonnia e anticipo il mio giro mattutino, caffè al bar, poi giornale, secondo caffè,
rientravo che sarà state le 7:30, 8:20, lui scendeva dalle scale vestito come un deficiente, andava a correre con la fascetta catarifrangente, l'idiota, mi fa: amico mio, come stai? Come stai? Tutto bene? Come stai? Come stai? Amico mio, anche del tu, che mi dà un fastidio. Una confidenza alla quale io non l'ho autorizzato, come quando vai nei negozi di jeans. Ciao, dimmi, ma chi cazzo ti conosce? E mi fa: allora, ah, come stai, amico mio, come stai, come stai? Hai fatto colazione? E dico: ma colazione, ho preso il mio solito caffè al bar. Un caffè, fa lui: ma sei matto? Il caffè è veleno, amico mio. Ma tu ti devi voler bene, amico mio. Tu alla mattina devi svegliarti un'ora prima e fare una bella colazione. Ti devi voler bene. No, guarda, è proprio perché mi voglio bene che io alla mattina mi sveglio un'ora dopo. Figurati se ho voglia di mettermi lì pane, burro, marmellata. Il burro, fa lui, ma sei matto, il burro è veleno, amico mio, ti devi voler bene. Tu alla mattina devi fare una bella colazione ricca di fibra, vitamine, sali minerali, oligoelementi, omega 3, sì vabbè, ma anche qualcosa da mangiare, magari di dolce, dico io. Lui fa: vuoi zuccheri, golosone, ti ho sgamato, vuoi zuccheri, ti do una dritta, biscotti al farro. E io dico: grazie, guarda, grazie, ho già l'acquolina in bocca, figurarsi se io comincio la mia giornata col biscotto al farro, la cosa più secca che sia mai stata concepita dall'uomo, ti si piazza al centro della gola, non va nessuno e giù, c'è gente che è morta soffocata a causa del frollino al farro, prima frolla lui, poi frolli tu, e sarà perché l'ha strillato nella tromba delle scale, ha rimbombato, biscotto al farro, ho pensato, senti come suona male, biscotto al farro, senti come suona bene, bombolone alla crema. E lui fa: bombolone alla crema, ma sei matto? Ma tu tutte le mattine prendi il bombolone alla crema? Ma no, mica tutte le mattine, gli ho detto. E l'ho strillato con una tale rabbia che è scappato via, terrorizzato, a fare il percorso vita. Ma andrà al contrario quel percorso lì, prima o dopo, E mi ha tolto anche il piacere di dirgli la verità fino in fondo, perché a lui non avrei omesso nulla. Gli avrei detto: ma magari il bombolone alla crema tutte le mattine. Il problema è che non si riesce. Questa è una cosa che capiscono solo quelli che vanno al bar tutte le mattine. È un problema tecnico. Il bombolone alla crema alla mattina è il primo a andar via. Infatti quello sarebbe l'unico buon motivo per svegliarsi un'ora prima. Fottersi il bombolone alla crema. Però adesso, senta, io credo di aver capito il meccanismo. Posso provare ancora? Certo. Allora vado indietro. Ma gli ho detto che non deve andare indietro. Ha ragione, indietro. Scusi. Lei, da quando mi ha detto, istintivamente... Cosa fa? Cosa fa? Ride? Perché? Perché mi fa ridere. Mi fa piacere, non lo nascondo. Del resto, ridere fa bene. Lo so, la risata genera. La risata genera. Quando il Signore annunciò a Sara, la moglie di Abramo, che avrebbe avuto un figlio malgrado avesse più di 90 anni, Sara gli rise in faccia. Poi si pentì e chiese scusa. Ma il Signore non se la prese e dopo 9 mesi le fece nascere un bambino. Fu chiamato Isacco, che significa figlio di una risata. La risata genera. Sì, interessante quello che dice, però vede, adesso lei mi sta stordendo con tutte queste chiacchiere. Vorrei provare a concentrarmi. Indietro, indietro, indietro. Ti dico che ho veduto con questi occhi. Mio maestro. E tu cos'hai il coraggio di negare, spudorata? Ho imparato tutto da lui. Ma sei... sei tremato alle mie parole. A impreziosire le parole, a essere generoso sul palco, l'arte della ripetizione sera dopo sera. Lo spiavo da dietro le quinte e gli rubavo tutto, senza autorizzazione, perché i maestri bisogna sceglierseli. Indietro, indietro, indietro ancora. Inconfondibile, il mio Gilera 98, la moto con la quale andavo tutte le notti a lavorare al panificio. Per un periodo da ragazzo ho lavorato in un panificio. Quando impari a fare il pane,
riesci più a buttarlo. Indietro, indietro, indietro. Allo! Il nome è Springer! Il servizio militare! Che periodo angosciante! Eppure ho pianto alla fine. Lasciavo degli amici meravigliosi. Ma questo è il capitano Carrieri! L'avevo completamente dimenticato, l'uomo più volgare che io abbia mai conosciuto! Un bastardo che infieriva! Non mi mandava mai in licenza, infieriva! Mi chiamava nel suo ufficio tutti i venerdì, dopo aver già dato tutte le licenze, e mi faceva, allora, sei ancora qua? Allora, perché non mi chiedi quando ti manda a casa? Capitano, quando mi manda a casa? Bella domanda. Vuoi sapere quando ti manda a casa? Sai quando ti manda a casa? Ti manda a casa quando il cazzo mette l'unghia. Cioè? Mai, mai! E rideva, felice, felice. Cazzo è una citazione, quindi... Qui indietro, indietro, tanto indietro. Tanto indietro, domenica pomeriggio, tardo pomeriggio, fine settembre. Di ritorno da una gita coi miei genitori, avrò avuto 6 o 7 anni al massimo. Io sono solo in camera mia. Di là, in salotto, mio padre ascolta musica classica. Dall'altra parte, in cucina, mia madre lava i piatti. Io vado alla finestra e guardo su nel cielo che si fa scuro. Passa un aeroplano, un bimotore. Non lo vedo, ma lo sento. E provo in quel momento, non so perché, una strana sensazione sconosciuta. Mi sento piccolo anche se protetto. Una sottile malinconia. E da quel giorno, lo giuro, quel rumore mi provocherà per sempre un breve ma percettibile tuffo al cuore. Com'era da bambino? Solitario. Solitario. Vivevo in un mondo tutto mio. Odiavo gli adulti e i loro discorsi. Quando venivano lì facevano... ti ho visto che eri atto così. Come sei cresciuto, come sei cambiato. Invece tu sei rimasto lo stesso stronzo dell'anno scorso. E poi detestavo sentirli fare quei discorsi orribili quando rinfacciavano, quando dicevano tu non capisci, tu non ti rendi conto con tutti i sacrifici che ho fatto per te. Ma chi ti ha chiesto niente? Ma chi ti ha chiesto di essere messo al mondo? Ma cosa vuoi da me? Sarebbe come se tu invitassi qualcuno a cena a casa tua e appena arriva gli fai quindi alla fine sei venuto. Poi si siede per mangiare, e mangi pure. Complimenti, avanti così. Per certi genitori rinfacciatori, generatori di sensi colpa, i figli dovrebbero andare in giro recando al collo un cartello con su scritto scusate per il disagio. Quanto sarebbe bello invece ricevere un ti voglio bene ogni tanto. Sì, anche senza motivo, come pretendono le donne innamorate. Sì, i primi tempi le donne ti tempestano sempre con la stessa domanda. Mi ami, mi ami, mi ami, mi ami, mi ami, mi ami, mi ami. E tu rispondi, sì, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Confermi, confermi, che male c'è? Sarà per questo che io adoro il cinema americano. Perché in ogni film americano che si rispetti, quando la storia langue, tac, esce fuori una pistola. Ci faccia caso, senza le pistole gli sceneggiatori americani non saprebbero dove andare a parare. Sì, no, ma non volevo dire questo, volevo dire che in ogni film americano che si rispetti, quando la storia langue e la pistola è già uscita, c'è sempre la scena più bella, l'incontro fra il padre e la figlia. Un incontro lungamente atteso dopo anni e anni di incomprensione. Quanto non si comprendono i padri con le figlie in America. E ovviamente il loro dialogo è frammentario, poche parole sconnesse, perché sono analfabeti in fatto di sentimenti, ma quello che conta è ciò che sentono, è l'atmosfera, è quella musica meravigliosa che non c'è mai nella vita vera. E lui, a un certo punto, prende la mano di lei, gliela stringe e poi con un filo di voce, commosso, le dice: Nancy, figlia mia, ti voglio bene. E lei? Ah!
c'è la valvina. Rispondi a chi? A chi è tuo nome? E io giù a piangere come un vitello tutte le volte, anche se poi quel tizio esce di casa con la pistola e ammazza 4 persone, perché questa è l'America. Ed era timido da piccolo? Timidissimo, letteralmente terrorizzato all'idea di finire senza preavviso al centro dell'attenzione. Ci avrei giurato. Perché? Perché non le piacerebbe fare quello che fa. Che cosa faccio? Sta nascosto dove c'è più luce. Ancora. Amore mio, amore mio, amore mio, ti amo. Amore mio, amore mio. Ma queste sono tutte insieme le voci. Questo è il grande, complicato, sconvolgente, contraddittorio, faticoso, doloroso. Troppi aggettivi. Ha ragione, forse non ne serve neanche uno di aggettivo, basta un sostantivo, lo conoscono tutti, questo è l'amore! Un casino. Anzi, un aggettivo ci vuole, un grande casino. L'amore. Un casino quando comincia e un casino quando finisce. Quando finisce un amore, si soffre sempre. Per esempio, quando tu l'ami ancora e lei non ti ama più. Quella è una sofferenza terribile che ti strappa via il cuore, soprattutto quando lo scopri. Già, ma quando lo scopri? Lo scopri quando lei te lo dice. Sì, perché sei stato proprio tu a insistere. Me lo devi dire, capito? Me lo devi dire. E così, a forza di insistere, lei te lo dice. Non avrei mai avuto il coraggio, ma visto che insisti te lo dico, non ti amo più. Tu sei sconvolto, disperato, e vorresti piangere, urlare, e piangi, urli, strepiti, fai veramente pena. Allora lei, forse spiazzata dalla tua reazione, forse nel tentativo di ammorbidire, ti dice: vedi, non è che io non ti amo più, è che forse non ti ho mai amato. Meno male che la volevi ammorbidire. Ma come non mi hai mai amato? Allora lei corregge e dice: no, non è che non ti ho mai amato, è che forse all'inizio ti ho amato. Ma come all'inizio? All'inizio quando? Allora sei pure bugiarda, perché c'è un momento nel quale non puoi avermi amato. È proprio all'inizio, perché all'inizio c'è la passione. All'inizio non ci si ama, neanche io ti amavo all'inizio. Lei fa: ah, lo vedi che neanche tu. E no, non rigirare la frittata, cazzo. Vorresti ucciderla. O forse ucciderti. Ma è lei che ti uccide quando ti dice: sai qual è la verità? È che io ti ho amato, ma forse non ti ho mai amato abbastanza. Abbastanza. E questa è l'unità di misura. Abbastanza. Lei non ti merita, ma tu non sei lucido per capirlo. Lei non ti merita perché è un insensibile, forse immatura, forse incapace di amare. Forse tutte e tre le cose insieme. Un'immatura, insensibile, incapace di amare. Chissà se c'è una parola che riassuma queste tre cose. C'è la parola, c'è. È una stronza! Quando finisce un amore si soffre. Si soffre sempre. Anche quando sei dall'altra parte, Lei ti ama ancora e tu non l'ami più. E glielo devi dire. Certo che glielo devi dire. Faresti di tutto pur di non dirglielo. Speri persino che sia lei a dirtelo. Devi dirmi qualcosa. Lei non può dirtelo, lei ti ama ancora. E siccome l'ha capito, se lo sente, praticamente lo sa, insiste perché sia tu a dirglielo. Me lo devi dire, me lo dici, e tu glielo dici: non ti ama più! Ma magari glielo dicessi così. E che sei pessimo nel dirlo, perché cerchi di ammorbidire. E sei pessimo nell'ammorbidire. Cominci già subito male. Amore, ti devo dire... ascolta, noi due all'inizio, nessuno dei... La passione, però, noi due... abbastanza, però un periodo di riflessione, di... a un certo punto, la ciliegina. Io non ti merito. Che vergogna. Sei stato capace di dire un obbrobrio del genere e lei urla, soffre, strepita, è logico, è pazza di dolore.
Però attenzione, soffri anche tu, eh? Soffri nel vedere quanto lei soffra più di te. Ed è una sofferenza subdola, carica di sensi di colpa. Sì, perché in fondo lei che ti ama ancora e ti ha amato può aggrapparsi a quell'amore. Quell'amore è un punto fermo per lei. Invece tu sei allo sbando. Scopri di non essertela meritata, di non averla forse mai amata. Insomma, ti scopri insensibile, forse immaturo, forse incapace di amare. Forse tutte e tre le cose insieme. Un immaturo, insensibile, incapace di amare. Peccato che non ci sia una parola che riassuma. C'è, te la ricorda lei, sei lo stronzo! Quando finisce un amore, si soffre sempre, anche quando si potrebbe non soffrire. Sì, intendo dire, quando l'amore finisce non per colpa mia, non per colpa tua, ma semplicemente finisce. È vero, all'inizio sei quasi spiazzato, ma devi ammetterlo, è finito, perché l'amore finisce. Il buffo è che spesso non riesci neppure a capire quando esattamente finisce. A volte pensi, mi sa che sta finendo, e invece è già finito, da molto tempo. E andando indietro col pensiero a cercare di ricostruire quando esattamente ha cominciato a finire, può persino capitarti di scoprire che non è mai nemmeno cominciato. Sarebbe ammetterlo, dichiararselo a vicenda, invece no, si soffre, anche perché si ha bisogno di soffrire per darsi un senso. E allora ci si accusa l'un l'altro, ricostruzioni, rivendicazioni, perché tu, perché io. Tutta roba che non serve a niente, svilisce tutto. Ma perché? Quanto sarebbe più semplice, più giusto, semplicemente non soffrire e parlarsi con serenità, chiarire l'equivoco di fondo. Sì, pensavamo fosse amore e invece non era niente, pazienza, amici come prima, veramente non eravamo amici, vabbè, allora conoscenti come prima, ma se non ci conoscevamo neanche, e allora meglio, piacevolmente sconosciuti come prima, così ci si potrebbe presentare, piacere, Mario, Olga, bel taglio di capelli, sbarazzino, bella montatura di occhiali e una chiacchiera via l'altra ci si comincerebbe a conoscere, ad annusare, ma piano, ci si piacerebbe, ci si frequenterebbe, poi magari ci si innamorerebbe e un giorno, chissà! Ma come io faccio tutta questa fatica per parlarle? E lei se ne va. Ho buone notizie per lei. Ha finalmente deciso di dirmi com'è l'inferno. Le viene richiesto di fare un discorso. Un discorso? E su quale argomento? Nessuna indicazione. E quanto dovrà durare questo discorso? Lei si prepari. Sì, ma dove dovrò farlo? Davanti a chi? E soprattutto il discorso avrà un peso, immagino. Allora mi piacerebbe sapere gli argomenti. Senta, lei lo sa che mi sta facendo provare l'inferno in anticipo? Perché secondo me questo è l'inferno. Un'infinita serie di domande, tutte senza risposta. La so anch'io una storiella. Ah sì? E di cosa parla? Dell'inferno. Ma dai! Vuole che gliela racconti? Sì, molto volentieri, mi interessa. Mi siedo. Sì. Allora. Sì. C'è un signore che arriva in paradiso. No, scusi, non aveva detto che parlava dell'inferno. Aspetti, c'è un signore che arriva in paradiso. Sì. Viene accolto, sistemato, tutto regolare. Dopo qualche giorno chiede di essere ricevuto. Dice, scusate, io mi trovo molto bene qui, però c'è un problema. Ho un po' freddo. Un po' freddo. Sì, ho un po' freddo. Ma com'è possibile? Qui non si è mai lamentato nessuno. Lo so, ma io ho un po' freddo. Insomma, tale e tanta l'insistenza di questo signore che decidono di trasferirlo in purgatorio. Ma dai! Qualche giorno dopo si lamenta di nuovo. Dice, scusate, io ho sempre lo stesso problema. Ho un po' freddo. Se potessi essere trasferito altrove, e dove vuole che la mandiamo? All'inferno?
Magari. E così, primo caso nella storia, questo signore che ha sempre freddo in pochissimo tempo passa dal paradiso all'inferno. Molto carina, mi piace. Qualche tempo dopo, sì? San Pietro, invitato a una convention dei diavoli. No, come una convention? Chiacchierando col capo dei diavoli durante il coffee break. Sì, il coffee break. Gli chiede, senti, ma quel tizio che vi abbiamo mandato giù, quello che aveva sempre freddo, che fine ha fatto? Si lamentava di continuo anche da noi e abbiamo deciso di mandarlo nelle caldaie dell'inferno. E ti spiace se vado a vedere come sta? No, anzi ti accompagno che sono curioso anch'io. E così San Pietro, accompagnato dal capo dei diavoli, scende giù fino alle caldaie dell'inferno. Un caldo! Immagino. Arrivano davanti a una grande porta, una porta di ferro. Aprono e dal fondo si sente la porta! Che tipo! Un discorso. Devo preparare un discorso, ma non aveva detto che le parole qui non avevano alcun peso? Devo prepararmi un discorso. Ma senza un argomento come si fa? Quando a scuola davano tema libero, io consegnavo il foglio bianco. Paralisi totale. Sì, perché quando devi dire ma non sai che dire, ti escono solo banalità, discorsi da ascensore. Però è vero che a volte, anche senza argomento, se il tuo interlocutore è muto per scelta, prima o poi vai al punto. E questo è il motivo per il quale hanno successo gli psicanalisti. Perché ti ascoltano in silenzio e tu prima o poi vai al punto. L'importante è che tu capisca che lo fai per te e non per loro. Anche se a 80 euro a seduta, lo fai anche un po' per loro. Di cosa dovrò parlare? Dovrò fare un bilancio. Ma mi sa che quello l'hanno già fatto loro. Bah, loro chi poi? Detesto questa mania di tutti quelli che dicono loro, questa deresponsabilizzazione. A partire dalle parole, loro. La trovo così da gente qualunque, eppure anche io mi sono macchiato di questo orrore. Loro, come quei cantanti ribelli per contratto che cantano perché ci hanno fatto credere, perché ci hanno tolto il gusto. Ma chi? Di chi parlate? E che voi chi siete? Ma poi mi sa che tanto, se un bilancio è stato fatto, altro che loro, l'avrà fatto lui. E allora mi auguro che abbia un peso il fatto che io ci ho sempre creduto in lui, fin da ragazzo. Spero che abbia un peso questa anzianità. Sì, perché io vedo un sacco di gente che invecchiando cambia idea. Conversioni religiose, crisi mistiche. Tanto pensano, gli ultimi saranno i primi. Spiacente, gli ultimi restano ultimi. Potevano partire prima. Cazzo. Io ci credo malgrado qualche bestemmia di troppo, dalla quale mi vergogno ogni volta, detta tra l'altro nei momenti meno opportuni, perché se uno deve proprio tirarlo giù, scomodarlo, almeno che sia per i massimi sistemi, muore il tuo migliore amico a 29 anni! Ma che? Batto l'alluce contro lo spigolo dell'armadio, porco! Ho bisogno di telefonare, non c'è campo, porco! Ma forse non è il caso di recriminare su sciocchezze del genere. E allora forse potrebbe essere apprezzato che io parli della paura di andarmene. Sì, legittima e crescente in me. Fino a qualche anno fa ci scherzavo volentieri sopra, adesso proprio per niente. Secondo me questo è il vero motivo della mia insonnia persistente. Ho paura di addormentarmi. E allora rimando. Mezzanotte, l'una, le due, le tre, le quattro e mezza.
vedo certe cose in televisione. Disco Ring dell'84. E poi mentre canta Sandy Marton, come se uno non potesse crepare alle 6:15 sul divano. Poi a volte penso proprio al mio amico Renzo, che se n'è andato con così tanto anticipo. E allora mi sembra che la cosa non sia così difficile da affrontare. E allora forse potrebbe essere apprezzato che io parli del dispiacere di andarmene, altrettanto legittimo e condiviso anche dai più grandi, dai più saggi. Salomone, il più grande di tutti, lo dice a chiare lettere. E poi i figli degli uomini se ne vanno per sempre. Ma chi resta può ancora sperare. Perché un cane vivo è meglio di un leone morto. Proprio così. Vince chi resta. E allora tu vorresti restare. Ti dispiace il solo pensiero di andartene. Perché hai un sacco di progetti ancora. E come che ce li hai? Anche se il tuo corpo magari non ti assiste più come prima, ma il cervello va. E come va? Vorresti rifare un sacco di cose. Meglio. Ma vorresti anche restare così, anche senza un progetto particolare, così, per restare e basta. Per il gusto di svegliarti la mattina, fare colazione, aprire il giornale, leggere le cazzate che sono state dette e fatte, commentare, ma che schifo, ma dove andremo a finire? Sottintendendo che tu non andrai certo a finire. E provando il sottile piacere di sentirti comunque diverso. Diverso da chi? Da loro. Ma forse per tutto questo è tardi. Forse. Eh già! Come ho fatto a non capirlo prima? È certo che mi appartiene. È lui! A new man, Bojangles, and he dance for you. He wore now shoes with silver hair and reggae shirt and baggy pants. He will do the old soft shoe. He will jump so high that he lightly touched down. Mr. Bojangles, oh Mr. Bojangles, oh Mr. Bojangles, come back and dance, dance. Se sapessi dance, allora sì che danzerei. Sammy Davis Jr. Mr. Bojangles. Ma mi ha fatto fare la dedica. Tu nonna Giulietta with love. Thank you so much. Mr. Bojangles. Senta, io ho provato a riorganizzare i pensieri. Non ho ancora scelto gli argomenti, ma c'è una novità. Non provo ansia. Nessuna ansia. Sono pronto. Pronto per cosa? Per fare il mio discorso. Non è più necessario. Ma no? No. Ora non c'è che aspettare. Ho capito. Ora posso?
Sì. Senta, visto che ho capito che lei dell'inferno non... Perché non mi dice com'è il paradiso? Pacifica, definitiva, assenza di domande. Pellicciari alla fonica, Carlo Signorini alle luci, la nostra Lorella Pasetto dietro le quinte, Maria Letizia Maffei, la nostra ufficio stampa, Monica Saveresi, la nostra produttrice, Cecilia Delle Fratte. Grazie, è stato un onore e un piacere, buonanotte, grazie.